Naturalmente noi diamo massima attenzione alla questione della sicurezza energetica, in particolare alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Lo dimostrano i più recenti provvedimenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Noi siamo al lavoro per ridurre la dipendenza dal gas russo e in tempi rapidi, che non è ovvio come impresa, diciamo, come compito, ma è necessario farlo. Tra l'altro, guardando di nuovo i dati degli ultimi anni, dell'approvvigionamento degli ultimi anni, quello che trovo incredibile è che ovviamente la quota di gas russo è aumentata molto negli ultimi 10-15 anni, ma quello che è veramente straordinario è che è aumentata fortemente anche dopo l'invasione della Crimea. Quindi questo dimostra non solo ovviamente una sottovalutazione del problema energetico, ma anche una sottovalutazione di politica estera, di politica internazionale.